mostra che si può dire unica, una mostra di etichette, di ricordi e di città. Questa è la storia della città d'Imperia, non è solo la storia dell'olio, è la storia di Sergio Cavaliere, ufficiale d'altretutto, che ha messo su questo popò di roba che è veramente sbalorditivo. Dunque qui si vede, appunto, come diceva l'amico, si vede la storia di oltre 120-150 anni, perché le grandi ditte sono nate dalla fine del secolo, infatti tutti dicevano fondata nel 1870-1890, poi hanno capito, si sono espanse, poi sono cominciate le migrazioni degli italiani. Gli italiani avevano bisogno di avere un collegamento effettivo, storico, con la loro madre patria, questa povera gente che andava specialmente in Sud America e negli Stati Uniti, avevano bisogno di un legame, e il legame era l'olio d'oliva. Perché allora cosa succede? Succede questo, che i grandi imprenditori onegliesi, portolini, poi diventata Imperia, hanno capito e hanno cominciato a mettere su questo grande complesso industriale, perché poi siamo arrivati a livelli industriali, e importavano l'olio dal Mediterraneo, specialmente dalla Grecia e dalla Spagna, lo scaricavano sui porti coi fusti, perché noi si era ancora isolati, avevamo sì la ferrovia, ma era pochi anni che c'era la ferrovia era fatta in Savoia, appena fatto il regno, per rompere l'isolamento. Noi avevamo ancora il mare. Chi ha rotto l'isolamento qui da noi è stata l'autostrada, perché non potevano, ecco. Quindi arrivavano i fusti, venivano immagazzinati in grandi cisterne sotterranee. Infatti c'era un detto che Oneglia e Porto Maurizio erano le città che galleggiavano sull'olio. Sono arrivati tra grandi e piccoli qualcosa come oltre 300 ditte. Molte ditte, abbiamo libri contabili che erano arrivati a avere anche 500 dipendenti, perché avevano le sedi nelle Puglie, nelle Calabrie, eccetera. E quindi hanno capito, e qui veniva l'olio, e poi hanno capito che i nostri emigranti, che erano di diverse etnie, erano calabresi, siciliani, tutte le razze, volevano il loro tipo di olio, e noi pronti con le raffinerie, sì, perché una volta l'olio che veniva dal Mediterraneo era, mentre ora sembra che con la mente degli italiani che sono andati là e hanno insegnato a fare l'olio, eccetera, è uguale, buonissimo anche stravergine. Purtroppo la verità è questa, quello che la massa di gente consuma è l'olio dell'Unione Europea, del Mediterraneo. Quindi loro arrivavano quest'olio, lo portavano nelle raffinerie, lo sdoganavano, lo portavano nelle raffinerie, nelle raffinerie facevano il tipo, le miscele di olio che volevano i nostri migranti. E arriviamo al trasporto. Il trasporto era legato a quelle famose lattine rettangolari che venivano incassate con quei bellissimi disegni sulle lattine, ce n'era centinaia, venivano incassate con delle casse pesantissime, perché si vede anche nelle fotografie, perché poi venivano rimbarcate le navi e andavano negli Stati Uniti, nel Sud America. Poi abbiamo anche delle tracce dalle fatture che andavano, portavano anche l'olio dei nostri migranti in Australia. Abbiamo trovato persino delle tracce nelle fatture in Finlandia. Quindi si stava espandendo molto l'olio, infatti dalle ultime notizie di adesso che l'olio d'oliva negli Stati Uniti ha aumentato la richiesta del 37% in un anno, quindi vuol dire che hanno capito che l'olio è la base di tutto, olio buono. Quindi, tornando alla questione storica, io 30 e oltre anni fa, così, per vezzo, ho detto: ma guarda, c'è tutta questa roba. Purtroppo l'ho capito un po' troppo tardi, era il momento proprio, che gli anni 70, che
che le ditte stavano chiudendo, uno in fila all'altro, uno in fila all'altro, e quindi il materiale veniva buttato, veniva abbandonato. Quindi mi sono messo a cercare, ma insomma un po' l'ho trovata, ce n'ho ancora moltissima. E poi quei tempi che c'erano queste ditte, non c'era né televisione né, e quindi loro avevano bisogno di fare tanta pubblicità cartacea, quindi mandavano quei famosi listini, li mandavano da tutti i loro clienti 2, 3, 4 volte all'anno, quando c'erano come andava l'annata, i prezzi, i tipi di olio. E le ditte erano diventate di una certa potenza economica, perché i più grandi disegnatori, da Codognato a Filippo Romoli a Plinio Novellini e altri, disegnavano i loghi, disegnavano sulla pubblicità di queste ditte. Poi un'altra parentesi è quella che le ditte un pochettino più forti hanno capito che nell'olio, è la verità, nell'olio c'è moltissimi prodotti chimici, farmaceutici. Quindi noi sappiamo una grande ditta che poi quasi tutti avevano cominciato a vendere l'olio medicinale. Io ho dato, la maggior parte dei medicinali erano girati per il cervello, per la testa, sì, infatti fosfotaina, ce n'era un mucchio. Mi sembra quasi impossibile che questi nel tempo, gli amministratori, perché ogni anno la faccio questa mostra cercando di mettere dei temi diversi. L'anno scorso era più sulla pubblicità, quest'anno è sul commercio mondiale, che è un appello, che gli enti pubblici mi cerchino uno spazio grande, perché hanno ancora tantissima roba, perché dietro all'olio d'oliva avevamo parecchie belle ditte di sapone, del sapone di Marsiglia, che una volta non c'era né polveri né niente, c'era il sapone di Marsiglia, e il sapone di Marsiglia viene fatto col 72% degli ultimi grassi dell'olio d'oliva, quindi anche questo era un indotto. Poi c'era l'indotto delle casse delle falegnamerie che facevano le casse dell'olio, c'era l'indotto delle ditte che facevano, impagliavano le damigiane, quindi c'erano 4-5 tipografie che lavoravano solo per le ditte olearie, quindi era un indotto enorme, infinito. Quindi io spero che si mettano un po' a pensare, visto che si sta vuotando da tutte le parti degli spazi, ma devono essere degli spazi grandi, perché la roba non si può buttare così contro i muri, bisogna metterla con un ordine, eccetera. E possibilmente che sia accessibile ai mezzi, che sia dei posti. E quindi un appello che dirò adesso, e poi comincerò. No, prima sarà una richiesta, poi una battaglia. Ora la ferrovia va via. Dunque, l'olio d'oliva a livello nazionale e anche internazionale, che poi caricavano di qua e imbarcavano sulle navi, già ancora sulle navi passeggeri, e ci sono ancora, sia a Porto sia a Neglia, a fianco alla stazione, si chiamano piccola velocità. Erano proprio adibita per la vendita dell'olio, quindi le ditte olearie portavano i loro prodotti e le ferrovie facevano i trasporti, facevano anche da esattore. Quindi ci sono questi spazi, se vogliono salvare un po' di storia locale, siamo qua, io sono disponibile a fare tutto quello che è possibile fare, no, diversamente facciamo come abbiamo sempre fatto.
patrimonio notevole, non è inutile che lo quantifichiamo economicamente, questo è un patrimonio storico da salvaguardare. Come è nata in lei questa passione? Dunque, io ho vissuto tutta la mia vita in comune e come vedete ancora adesso alla televisione, qui chiudono, là chiudono, cosa, ecco. E io vedevo in comune venire gli operai, i dipendenti delle ditte aree che chiudevano e venivano a protestare in comune, questo e quell'altro. Io ho capito di cercare di salvare quello che era possibile salvare, di questo capivo che ormai piano piano queste ditte lì, parliamo di oltre 40 anni fa, ecco. Ma solo che me la prendevo un po' leggera, sia per la famiglia, sia per il lavoro che ero impegnato dalla mattina alla sera. Dopo un po' di roba l'ho trovata e continuo a cercare, a dire a uno, all'altro, alle famiglie se hanno qualche cosa in casa, eccetera. Certo, i pezzi eclatanti non se ne trova più. O un colpo di fortuna, ma ad ogni modo un po' di materiale qua e là si trova sempre. Quindi io avevo capito che si stava chiudendo una parentesi, un pezzo di storia, e quindi ho detto, ma raccolgo così. Poi vedevo la roba sempre più bella, sempre più importante, e così ho detto, cominciamo a raccogliere, e poi mi ero dedicato più alla carta, cioè ai listini, che sono bellissimi, c'è dei loghi, ce ne ho centinaia, perché come dicevo prima, le spedivano ogni 3 mesi, quindi le tipografie non facevano altro. Quindi ho cominciato a raccogliere, e poi anche questo onestamente, centinaia di pezzi, fare le cornici per poterle esporre. Io mi hanno chiamato tante parti, portare piccolo, una parte significativa, 2 o 3 pezzi, a Spotorno, d'estate, quest'estate ho adibito una sala come questa, ho portato un po' di roba, quello che mi ci stava sul mio motocarro, a Sestri Levante, al Benga, da tutte le parti, insomma dove c'è le olive, per capirci, e facevano delle mosse strane, poi mi dicevano, sai, c'hai qualche cosa, portalo, facciamo, capito? Poi io oltretutto mi sono anche dedicato a raccogliere tutta la pubblicità della lavanda Coldinava. Io ho la lavanda Coldinava, ne ho moltissima roba, anche quella ci starebbe una bella sala, è roba bellissima, roba bellissima, perché quello che l'aveva portata a livello mondiale, la lavanda Coldinava, era un pezzo di imperia, perché quando non diceva niente c'erano 50 donne che ci lavoravano, quindi niente, mi diceva prima un signore che è venuto, che lui abitava a Oneglia, a Porto Maurizio, dalla finestra il ragazzino vedeva tutta sta sfilata di donne che uscivano dalla Solerzia, dove facevano la latta alla fondura di Porto Maurizio. E delle volte si è perso via contale, ne aveva contato 80, quindi vedete solo l'indotto cosa c'era dietro questa storia. Eppure un giorno chiude uno, un giorno chiude l'altro, e così ho detto, cerchiamo di salvare questa parte storica, eccetera. Poi ho raccolto anche tanti manifesti che riguardano le camere di commercio, i comuni, i partigiani, gli inglesi che proibirono la borsa nera, purtroppo non c'era posto dove metterla, è lì. A casa. Io ho sentito qualche aneddoto di qualche personaggio che è venuto a cercare qualche cosa proprio da lei. Si parlava di un regista, è vero? Un regista famoso. Sì. È venuto Coppola. Coppola è venuto a casa mia, non so come ha fatto a sapere, è venuto, solo che io la roba ce l'ho tutta ammassata, perché quei tempi lui, e ancora adesso sicuramente, sta mettendo su una grandissima, lui abita in California, una grandissima azienda agricola, e in questo grande fabbricato dove vive lui sta mettendo, penso che avrà finito, un museo storico dell'olio, del vino, di tutti i prodotti italiani, sì, e quindi ha saputo, e io
le ho regalato un manifesto che c'è tutti i prodotti italiani e che è lì esposto all'ingresso. Era un manifesto che era anonimo sotto, poi ogni ditta si ci metteva la sua. E io ho quelli della Fratelli Berio, poi c'erano decine e decine di ditte, infatti nel manifesto si vedono i prodotti e se l'ha portato nel. Poi sarà andato da altra gente a prendere, si era a Roma, c'era un festival, qualcosa. Poi avrà trovato anche qualcos'altro, perché con questo internet c'è sempre, ogni tanto esce fuori qualcosa. Infatti io ho un amico che ogni tanto mi ci guarda su internet, sull'altra, cos'è. Ce ne sono due o tre di questi siti, quando vede qualcosa mi chiama, se è una cosa interessante lo compriamo, perché ormai certamente chi ha qualche cosa che non interessa lo cerca di vendere, e cerchiamo di trovare, come ultimamente un mio amico proprio mi ha portato due cose, una pubblicità della Sasso presa in Russia. Facevano pubblicità in Russia e le prove del marchio Olea e poi ha vinto l'Armando Testa, quindi un altro grande disegnatore, un altro grande lavorava molto per la Sasso. Moltissimo, infatti c'è tanto, c'è scritto Studio Testa, io ne ho uno proprio di suo, di Armando Testa. Io spero che adesso, perché oltretutto non sono tanto più un bambino, quindi il tempo passa, se trovassero uno spazio, fatto una cosa bene, io la lascerei anche sta roba a qualcheduno, non è che cosa me ne faccio io. Non me la posso nemmeno godere, perché quando arrivo a casa la devo inscatolare, c'ho 5-6 magazzini dove riempirli e quando arriva un pezzo lo piglio, la butto dentro e questo è il problema, non me la posso nemmeno godere io.